Niente baci e bacetti della Perugina e niente caramelle Rossana nel getto del carnevale di quest'anno, il primo della gestione Gian Marioli, dopo il faticoso ritorno alla tradizione con l'era Cecchini, che aveva riaperto i canali con l'azienda controllata dalla Nestlé, e lo strascico di polemiche che ne conseguì, oggi arriva un'altra sforbiciata con il passato. Le strade del carnevale fanese e quelle della Perugina si separano. Separazione consensuale comunque, a quanto dire della carnevalesca, non essendoci più i presupposti economici ed una diversa filosofia di spesa, hanno portato a questa scelta, confermando così le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane a riguardo della composizione del getto e che parlavano già di una dipartita del bacio dalle casse sui carri, simbolo indiscusso e motivo di forte attrazione per molti turisti, visti i notevoli quantitativi del goloso cioccolatino che la gente si portava a casa. La scelta, fortunata, come dice la stessa carnevalesca, è ricaduta su un'azienda italiana, la ditta Rovelli di Rimini, altrettanto famosa per aver inventato 50 anni fa il Boero. Sarà un getto diverso, è stata una scelta diciamo un po' obbligata, un po' no, nel senso che la Perugina non è più in grado di garantirci un prezzo favorevole perché da quest'anno non ha più caramelle e quindi tratta solo cioccolato, e la cioccolata ovviamente costa tanto di più. Gli scorsi anni quando dava il getto la maggior parte dava caramelle, quindi nell'insieme riusciva a fare un prezzo buono possibile per la carnevalesca. Quest'anno, non avendo più le caramelle, ovviamente non riesce a farlo. Oltretutto abbiamo avuto la fortuna di incontrare la ditta Rovelli, che è quasi a chilometro zero, è made in Italy, anche in linea con la creatività made in Italy, cioè il tema di quest'anno del carnevale. La cioccolata, ovviamente, prima di sceglierla l'abbiamo sentita, l'abbiamo valutata ed è ottima, di grande qualità. Ciò non toglie che con la Perugina siamo in ottimi rapporti, li ho sentiti anche l'altro ieri, proprio perché, siccome faremo questo piccolo evento il 14 di febbraio, probabilmente loro saranno presenti il 14 di febbraio con il bacio.